Benvenuti a casa Zaccheo. Un vecchio rudere abbandonato che ora è una casa di accoglienza. In queste quattro mura che si affiancano a quelle della parrocchia di San Matteo a Pontericcio a Giugliano ci sono storie difficili, uomini che hanno trovato il carcere lungo il loro percorso di vita, destini tormentati che nel loro cammino hanno incrociato quello di Don Massimo Condidorio, che ha offerto loro un tetto, un porto sicuro. Cerca di immettere nella società, no, questi senza fissa dimora. Infatti noi da ottobre dell'anno scorso abbiamo accolto Ogé, è un ragazzo nigeriano dove oggi, nonostante gli abbiamo donato una residenza, lui ha fatto il percorso del permesso di soggiorno che sta per arrivare. Oggi sono quattro gli uomini che vivono a casa Zaccheo. Non è un caso se questo è il nome scelto, in quanto Zaccheo insegna che nonostante le difficoltà nella vita non è mai tutto per tutto. Ognuno con la sua storia, il suo passato, sta provando ad integrarsi e interagire con la comunità di San Matteo. Ci sono cinque famiglie che dal lunedì al venerdì portano la cena qui in casa. La carità non è solo donare un pasto, ma la carità è stare con loro e ascoltarli. C'è chi come Ogé, dopo il carcere, ora lavora come falegname, chi come Francesco, dopo aver dormito per mesi in macchina, si dà da fare al mercato. Tutti hanno però la certezza adesso di avere un tetto, una casa vera che li accoglie, e sono certi di poter trovare una parola di conforto. Presentano tante ferite, presentano lo scarto della società. No, perché oggi sappiamo bene, quando tu non sei una persona che produci, la società ti scarta. Allora quindi ecco perché bisogna entrare, come dicevo anche ultimamente, in punti di piede nelle storie delle persone, soprattutto loro che sono tanto fragili. Bisogna anche un po' moderare un po' il linguaggio, ma soprattutto accogliere soprattutto quello che si portano dentro. Io non li obbligo a partecipare a messa, nonostante loro ogni domenica sono ai primi posti. Hanno capito che l'ascolto della parola, stare vicino all'altare, li fa sentire più vicino a Dio.